Di Giovanna Cavalli, la showgirl, ai tempi di Galagol tanti giocatori mi corteggiavano. Solo uno ha avuto successo. Alba Parietti e Fabio Adami. All'asilo dalle suore con un bimbo Marco Travaglio. Mi prendeva in giro, passavo vestita di bianco e mi schizzava di pozzanghere. A 10 anni sembravo una ninfa. Per mia madre sembravo la Venere di Botticelli. Lei innamorata di Baglioni. Ho creato un club fedelissimi di Claudio. La cassetta delle lettere si è intasata lettere. Papà ha avuto un esaurimento nervoso. Siamo amici. Il suo è stato il primo concerto che ho visto con Fabio. Una piccola parte in Sapore di mare, dei Vanzina. Breve ma iconica apparizione. Nella celebre scena finale. Nella vita ci vuole talento ma anche fortuna. Voleva fare la cantante e non si è arresa. Anche se l'amico Cristiano Malgioglio l'ha sbattuta a tale e quale tappandole le orecchie. Un bavaglio tra di noi. Non sono un cattivo interprete. So emozionare. Se avessi studiato ce l'avrei fatta. Come attrice potrei fare di meglio. Pierce Brosnan mi voleva a tutti i costi per 007 GoldenEye. Ma io non volevo studiare inglese. Volevo godermi la vita. Beppe Caschetto è ancora lì che piange. Non ho più avuto occasioni come questa. Quando intonò Etienne, fu subito una feroce parodia. Sono stato atroce lì, lo ammetto. Nasce Savagery. Ero uno sciattone sexy. Un'idea di Angelo Guglielmi, che mi adorava. Agli intellettuali sono sempre piaciuto. Lo sgabello di Galagol. Capivo poco di calcio, ma conoscevo la TV. Mai caduto. La classe non è acqua. I giocatori hanno apprezzato. Tanti ci hanno provato. Solo uno ci è riuscito. Stop. E Maradona? Non ero il suo tipo. Gli piacevano di più. Semplice. Generoso. Travolgente. Che serate con lui e Gianni Minà. Le hanno mandato camion di regali. Auto e gioielli. Anche gli emiri. Mi ha chiamato Gianni Agnelli. Gentile e discreto. Ma mi è sempre piaciuto snobbare i ricchi. Ho avuto solo storie con uomini che mi hanno attratto. Magari discutibili. Ma non che mi sono state utili. Sanremo con Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. La mia consacrazione. Pippo dato la grande occasione. Ma l'anno dopo, al dopo festival, non mi ha voluto. Trattato malissimo. Come Enrico VIII, che prende moglie prima di lei e poi la fa rinchiudere in carcere. Litigò anche con Boncompagni alla seconda edizione di Macao, via dopo una puntata. Come un ragazzo viziato, Gianni si è stancato dei suoi giochetti. Mi preso in giro, non mi ha inquadrato. Usato le luci sbagliate. Perché l'hanno trattata così? Lavorare con Baudo e Boncompagni è stato facile. Due mostri di bravura. Super professionali. Meno nelle relazioni interpersonali. Non sono uno che litiga. Faccio squadra. Ma i colleghi maschi non ti stendono tappeti rossi. Devi stare sempre un passo indietro. Temono di essere sopraffatti. Ai telegatti con Corrado ero così prevenuta, mi dicevano non ti fa aprire bocca, che alla fine sono stata io a non farlo parlare. Hai incrociato spesso Valeria.